Bene, amici e amiche carissime, con un po' di problemi di connessione, questa sera riprendiamo il ciclo di catechesi dedicato al fondersi nella Divina Volontà, che è giunto appunto alla nona puntata. E anche questa sera nel nostro splendido viaggio ci occuperemo di approfondire ulteriormente questa splendida dimensione della vita bellissima, straordinaria che Gesù cercava di far capire alla serva di Dio Luisa Piccarreta attraverso gli scritti sulla Divina Volontà e che poi sono stati trasmessi a noi e che stiamo considerando appunto sotto quell'aspetto particolare che è appunto il fondersi nella Divina Volontà. Continuiamo con i brani del volume dodicesimo, un volume molto molto bello e molto significativo, cominciando da un testo del 18 luglio del 1917. Il testo che iniziamo subito a leggere dice queste parole, dice così: continuando il mio solito stato, cercavo di riversarmi tutta nel santo volere di Gesù. E lo pregavo che si riversasse tutto in me in modo da non sentire più me stessa, ma tutto Gesù. Ed il benedetto Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, quando l'anima vive della mia volontà e tutto ciò che fa lo fa nel mio volere, io me la sento dappertutto. Me la sento nella mente. I suoi pensieri scorrono nei miei. E come io diffondo la vita dell'intelligenza nelle creature, essa si diffonde insieme con me nelle menti delle creature e come mi vede offendere, essa sente il mio dolore, me la sento nel mio palpito, anzi vi sento un palpito in due, duplice palpito nel mio cuore e come il mio amore si riversa nelle creature, essa si riversa insieme con me ed ama con me. E se non sono amato, essa mi ama per tutti, per contraccambiarmi nell'amore e mi consola nei miei desideri. Sento il desiderio dell'anima che vive nel mio volere, nelle opere sento le sue, in tutto, sicché si può dire che vive di me a mie spese. Bene, questo è il primo importantissimo brano che abbiamo visto oggi e cerchiamo adesso rapidamente di commentarlo. Allora, anzitutto Luisa sta cercando di nuovo di riversarsi tutta nel santo volere di Gesù. Quindi questo è un altro termine tecnico di questo mondo che Luisa adopera con una certa scioltezza, ecco, ma che per noi insomma, può essere anche un pochino ostico. Queste operazioni producono degli effetti che vanno ampiamente al di là, l'abbiamo già visto tante volte, delle nostre stesse possibilità di comprensione. E quindi ecco perché si dice lo pregavo che si riversasse tutto in me in modo da non sentire più me stessa, ma tutto Gesù. Ecco, qui chiaramente Luisa fa riferimento anche ad una espressione, diciamo, del tutto particolare che consiste appunto nel sentire, come lei spiega, la presenza di Gesù in lei. Quindi, che cos'è questo? È un fenomeno sensibile, è un fenomeno mistico, è un fenomeno riservato a lei e magari da noi non in qualche modo conoscibile. Questo noi non lo possiamo sapere con certezza. Però, ecco, prendiamo atto di questa realtà straordinaria e soprannaturale e del tutto, diciamo, peculiare che avviene in lei. Lei non sente più se stessa, ma tutto Gesù. E il benedetto Gesù, ecco la cosa che a noi interessa e che ci deve far riflettere, dice queste parole: quando l'anima vive nella mia volontà e tutto ciò che fa lo fa nel mio volere, io me la sento dappertutto.
Me la sento nella mente, attenzione, i suoi pensieri scorrono nei miei. E come io diffondo la vita nell'intelligenza delle creature, essa si diffonde insieme con me nelle menti delle creature. E come mi vede offendere, essa sente il mio dolore. Me la sento nel mio palpito, anzi, vi sento un palpito in due. Sono espressioni, ripeto, queste qui, molto molto forti, ecco, che Gesù attribuisce al vivere della divina volontà. Vede, tutto ciò che fa, lo fa nel mio volere. E per chi non è molto pratico ancora di questi scritti, generalmente quando Gesù vuole dare un'immagine completa, integrale, di quello di cui parla, usa sempre queste espressioni. Chi vive nella mia divina volontà e la fa, oppure chi fa la mia divina volontà e vive in essa. Quindi, perché si produca questo fenomeno del tutto peculiare, occorre operare in due modi. Primo, cosa vuol dire vivere della mia volontà o nella mia volontà? Ecco, significa appunto fare una serie di operazioni soprannaturali, ecco, soprannaturali nel senso che producono effetti soprannaturali, ma che dipendono da atti interiori della nostra volontà, il riversarsi, il fondersi, il chiamare la divina volontà nei nostri atti, ma soprattutto però, questo senza dimenticare che la divina volontà innanzitutto bisogna farla. Tutto ciò che fa, lo fa nel mio volere, io me la sento dappertutto. E questo processo, ecco, della dilatazione sempre più progressiva dei campi in cui noi non facciamo la nostra volontà, ma quella divina, è un cammino non mai sufficientemente interrotto. Faccio subito un esempio per quello che mi sta venendo in mente questa sera. Per qualche dispetto del diavolo, per qualche altro non so quale motivazione, ecco, e questa sera le connessioni di internet, nonostante che io nel posto dove mi trovo, dove purtroppo ancora non c'è la fibra ottica, ho dovuto, diciamo, attrezzarmi bene, insomma, con diverse modalità di connessione, non si riesce a stare connessi. Quindi si sta soltanto in diretta Instagram, e sto evidentemente registrando anche questa puntata che andrà in onda, come sempre, su Radio Corbe, ma non si riesce ad andare in diretta né Facebook né YouTube, che sono comunque dei campi, diciamo, importanti dove si può utilmente, insomma, mettere a disposizione, per chi crede, insomma, questa condivisione fraterna, e certamente foriera non per chi la fa, ma per la fonte da cui vengono tante informazioni, di diversi effetti benefici per l'anima. Ecco, ci stanno questi problemi. Allora, io ho provato a dare qualche sito, qualche soluzione estemporanea per quanto posso. Dopodiché bisogna fare un bel fiat e dire: questa sera è andata così. Quindi, qualunque sia la motivazione, è andata così. Quindi bisogna fare un atto, come dire, di docile presa di coscienza, perché qualunque cosa sia successa, che sia un problema tecnico o che il diavolo si stia permettendo da parte dell'Altissimo di mettere qualche bastone tra le ruote, è andata così. Nella vita quotidiana ci sono infiniti, veramente infiniti, eventi di questo genere. Dicevo anche questa sera, quando parlavo con i fedeli durante l'omelia feriale, quando Gesù faceva l'esempio del bambino. L'esempio del bambino è un esempio fantastico per comprendere la vita nella divina volontà, perché il bambino non pensa e non deve decidere da sé quello che deve fare, perché è completamente abbandonato nelle mani di papà e di mamma. Non sono io che penso, pensano loro. Non sono io che devo provvedere a me stesso, provvedono loro. Capite? Ecco, queste sono tutte quante immagini che fanno comprendere. Allora, quando si arriva a questi stadi avanzati, Gesù dice: me la sento dappertutto, cioè nella mente, i suoi pensieri scorrono nei miei. Non è semplicemente derivante dalla conoscenza che Gesù, in quanto Dio, sa di, cioè, capito? Cioè, Dio conosce tutti i pensieri di tutti, ma questa è una vita, che dire di comunione è ancora dire poco, una vita di intima unione, una vita di fusione, appunto,
i pensieri scorrono nei miei. E attenzione, come diffondo la vita dell'intelligenza nelle creature, essa si diffonde insieme con me nelle menti delle creature. E come mi vedo offendere, essa sente il mio dolore. Queste sono una serie di operazioni molto misteriose. Cioè, capiamo quello che succede, no? Allora, il mio pensiero comincia a scorrere in quello di Gesù, la mia intelligenza, come dire, in qualche modo, in maniera ovviamente per me non consapevole, lo segue nel suo diffondersi dappertutto. Che ne so, viene compiuto un sacrilegio, questo chiaramente è un colpo dato al cuore di Gesù, e sa sente il mio dolore. Un momento che uno si sente un malessere, si sente una tristezza, un qualche cosa che magari che uno comincia a pensare, ma chi lo sa, che è successo, perché adesso mi dovrei sentire così? Non lo sa, e in quel momento, per queste operazioni, Gesù sta facendo sentire alla persona un eco di quello che è un suo dolore. Ecco perché, cioè, ma noi questo non, almeno per quanto ne so io, allo stato attuale, allo stadio attuale, diciamo così, della mia conoscenza e della mia embrionale vita in questo mondo, noi non ne siamo consapevoli. Come il mio amore si riversa nelle creature, essa si riversa con me ed ama, e se non sono amato, essa mi ama per tutti, per contraccambiarmi nell'amore e mi consola. È bellissimo questo qui. Lo vedremo in tante circostanze, che quando si entra in questa forma del tutto peculiare di vita, tra gli effetti bellissimi che Gesù descrive, è quello di dare una consolazione immensa al suo cuore. Ripararla per tutti, dare grazia, pace, soddisfazione e gloria a Gesù per tutti quelli che non gli danno tutte queste cose. È una cosa bella, non penso insomma che nessuno che voglia bene a Gesù, come dire, non sia felicissimo di una prospettiva di questo genere, no? Bene, vediamo il testo del 25 luglio del 1917, il secondo di oggi. Figlia mia, ti lamenti? Questa è la prima parte, avverto subito che è un pochino forte, ecco, perché Gesù affronta anche certi discorsi un po' seri, diciamo così. Figlia mia, ti lamenti? Eppure nulla è ancora, verranno i grandi castighi. La creatura si è resa insoffribile, sotto i colpi si ribella di più, anzi non vuole conoscere la mia mano che colpisce. Non ho altri mezzi da usare che sterminarla. Così potrò togliere tante vite che appestano la terra e mi uccidono la crescente generazione. Quindi non aspettare la fine dei castighi per loro, ma piuttosto altri mali peggiori. Non ci sarà parte della terra che non sarà inzuppata di sangue. Io nel sentire ciò mi sentivo lacerare il cuore. Gesù, volendomi sollevare, mi ha detto: figlia mia, vieni nella mia volontà per fare ciò che faccio io. E nel mio volere potrai correre a bene di tutte le creature, e da dentro il sangue dove nuotano potrai salvarle con la potenza del mio volere, in modo che me le porterai lavate dal proprio sangue col tocco della mia volontà. Ed io, vita mia, sono tanto cattiva, come posso fare ciò? E Gesù, tu devi sapere che l'atto più nobile, più sublime, più grande, più eroico è fare la mia volontà ed operare nel mio volere. Notiamo sempre la doppia dimensione. Quindi a quest'atto, che nessun altro potrà eguagliare, io faccio pompa di tutto il mio amore e generosità. E non appena l'anima si decide a farlo, io, per darle l'onore di tenerla nel mio volere, nell'atto cui due voleri si incontrano per fondersi l'uno nell'altro e farne uno solo, diamo queste espressioni tecniche, nell'atto che i due voleri si incontrano per fondersi l'uno nell'altro e farne uno solo, se è macchiata la purifico, se le spine della natura umana la involgono le frantumo, se qualche chiodo la trafiggesse, cioè il peccato, lo spolverizzo, perché niente può entrare di male nella mia volontà. Anzi, tutti i miei attributi investono l'anima e cambiano la debolezza in fortezza, l'ignoranza in sapienza, la miseria in ricchezza e così di tutto il resto.
Negli altri atti rimane sempre qualche cosa di sé, ma in questi rimane spogliata di tutta se stessa ed io la riempio di me. Allora, la premessa di questo discorso è una premessa abbastanza delicata. Qui Gesù fa riferimento, tante volte ne fa riferimento negli scritti. Io in tante meditazioni ho cercato anche, come dire, di fornire le giuste coordinate di comprensione del delicatissimo, ecco, e come dire, incandescente e, come dire, delicatissimo è il termine migliore, dei cosiddetti, io li chiamo sempre cosiddetti castighi, che è un tema che va, certamente adesso non è questa la sede per proprio approfondirlo al 100%, però almeno qualcosa sì, perché dinanzi ad alcune espressioni evidentemente ci si può trovare un attimo un po' disorientati, un po', dice, mamma mia, che succede qua? Allora, anzitutto il termine castigo, che insomma suona refrattario a molti nostri contemporanei che proprio non lo possono sentire neanche nominare, letteralmente significa castum agere, cioè purificare, rendere casto. Ecco, che significa? Significa che c'è una situazione di male, di sporcizia, che deve essere ripulita. Anticamente in teologia si parlava anche, usando un termine sinonimo, di pene medicinali. Allora, che cos'è? Se a me mi viene un tumore, a me, quindi nessuno faccia gesti apotropaici, facciamo un esempio col sottoscritto, così. Allora, per guarire da questo tumore, io dovrò sottopormi a terapie dolorose, dolorose. La chemioterapia è dolorosa, forse qualche intervento chirurgico, qualcosa di questo genere. Perché? Perché devo guarire da questa malattia. Ora, il chirurgo che mi opera è buono o è cattivo? O il medico che mi cura? È buono, anche se per curarmi deve farmi soffrire. D'accordo? Ok, quindi mi raccomando, cioè l'alveo del discorso sia sempre questo, cioè non, cioè il cosiddetto castigo non significa che Dio punisca, quindi con un atto volontario, peggio ancora, come dire, abbia qualcosa a che fare con il vendicarsi o robe di questo genere. Non prestiamo mai, ecco, la nostra mente all'Altissimo. Quindi si tratta sempre, come del resto si legge nella lettera agli Ebrei, è per la vostra correzione che voi soffrite, Dio vi tratta come figli, e quale figlio non è corretto dal genitore? Quindi c'è sempre questo campo di comprensione. Attenzione, quindi sempre. Ora, le cose brutte che accadono, i cosiddetti flagelli, altro termine che ricorre, insomma, in questo termine. Attenzione, cosa sono? Attenzione, Allora, per far capire cosa si muove in questa realtà, perché un minimo, perché è importante. Allora, i flagelli sono nostre creazioni. Creazioni in senso... nostre creazioni. Così come l'inferno è, come dire... creazione tra virgolette, perché non si tratta di creare dal nulla, insomma, no, perché creare è un atto proprio di Dio, però diciamo produzione forse meglio, ecco, ok? Chi ha prodotto l'inferno? Il diavolo, con tutto quanto quello che ha fatto. Chi produce il male, anche il male fisico, anche il male purtroppo di tutto quello che vediamo accadere nella terra, cataclismi, catastrofi naturali, alluvioni, tsunami, terremoti. Secondo l'insegnamento della Chiesa, anche questo è un insegnamento misterioso, ma vero, la causa di tutto il male che c'è nel mondo, compreso il male estremo che è la morte, è sempre solo da attribuire al peccato dell'uomo. Ora, che cosa fa la Divina Misericordia? Fa questo, cioè, noi facciamo un sacco di guai, questi guai ci ricadono addosso, d'accordo? Allora, che succede? La Divina Misericordia interviene e dice, no, pazientiamo ancora un po', impedisce al male che noi abbiamo prodotto di caderci addosso. Perché? Perché ci vuole bene, perché ci dà tempo per capire, perché ci dà tempo di convertirci, eccetera, eccetera.
In alcuni momenti, però, cosa fa? Lascia, quindi è una volontà permissiva, lascia che tutto il male che noi stiamo combinando ci ricada addosso. Non perché non ci vuole bene, ma proprio perché ci vuole bene, per cercare attraverso questo di tirarci fuori dal male stesso in cui noi ci siamo cacciati e in cui, come dire, con la sola misericordia e la sola bontà e la sola dolcezza non è riuscito, ecco, secondo il nostro modo di parlare, a farcelo comprendere, a tirarci fuori. C'è un passo che io cito sempre, spesso, nella lamentazione del profeta Geremia, che fa proprio comprendere proprio questo cuore sofferente di Dio nel essere sempre, secondo il nostro modo di pensare, ovviamente, no? Perché Dio non soffre nessuna costrizione, ma diciamo così, nell'essere, tra virgolette, costretto a tentare dei mezzi di correzione dolorosi per ritrarci dal male in cui noi stessi ci siamo cacciati e che, se non ci leviamo di torno in tempo, può diventare un male imperituro, che è il male eterno, purtroppo. Questa è la realtà. Allora, quel testo della Lamentazione dice: egli, contro il suo volere, contro il suo desiderio, affligge e umilia i figli degli uomini. Potrei anche andare a cercare, non avrò difficoltà, lo faccio al volo, perché così, perché questo è un testo molto molto bello, e faccio subito, quindi è soltanto, tanto possiamo continuare a... Dovrebbe essere la fine del capitolo terzo o del capitolo quarto. Eccolo qua, capitolo 3, versetto 33. Il profeta Geremia, il libro delle Lamentazioni: poiché il Signore non rigetta mai, comincia a leggere dal 31, ma se affligge avrà anche pietà secondo la sua grande misericordia, poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Non vorrebbe farci soffrire o vederci soffrire. Quindi attenzione, ecco, perché dei cosiddetti castighi, poi uno li chiama come voglia, sono successe anche polemiche, me lo ricordo, negli anni passati, i castighi, cioè il concetto deve essere chiaro, d'accordo? Il concetto è quello di un padre che ha dei figli che devono essere ritratti dal male in cui si sono cacciati e ordinariamente prova a farlo con le buone. In qualche circostanza, con quelle che noi chiamiamo, come farebbe un padre qualunque, tra l'altro, degli esseri umani, con le cattive. Ricordiamo sempre l'esempio: se io ho un tumore, il medico che mi cura, anche se mi farà male, non mi vuole male, ma lo fa per il mio bene. Quindi ricordiamo sempre questa cornice, perché altrimenti ci andiamo a fare un'idea distorta di Dio. E questa idea non possiamo bypassarla dicendo: no, i castighi non esistono, perché la Sacra Scrittura ne parla, d'accordo? Il termine, come ho già detto, va compreso, se ne possono anche usare altri, non è un dogma di fede utilizzare per forza questo termine se uno se sente il male allo stomaco, ma il concetto però deve rimanere, deve. E di chi è la colpa però di queste cose? Chi è che le ha innescate? Siamo noi, d'accordo? Siamo noi. Cioè, in certi momenti, cioè, vediamo se, come dire, impara la lezione. Quale lezione? Che il male produce il male. Se tu fai il male, starai male. Ecco, questo è la premessa. E attenzione, cosa, tolta questa premessa, a un certo punto Gesù dice: guarda, facciamo così. E viene nella mia volontà. E nel mio volere potrei correre a bene di tutte le creature, e da dentro il sangue, dove purtroppo nuotano, potrei lavarle con la potenza del mio volere, in modo che me le porterai lavate dal proprio sangue col tocco della mia volontà. Quindi attraverso questa fusione nella divina volontà si giunge ad intercedere, ad operare per il bene delle altre creature. E lui dice: ma io sono una poveraccia, e poi soltanto cattivo, come faccio a fare una cosa del genere? E Gesù aggiunge e continua. Prima grande lezione: tu devi sapere che l'atto più nobile, più sublime, più grande, più eroico
è fare la mia volontà ed operare nel mio volere. Qui c'è semplicemente da mettersi in ascolto e da prendere atto. Atto più nobile, più sublime, più grande, più eroico. Doppio sempre, fare la mia volontà e operare nel mio volere. Non c'è nessun altro che possa, nessun altro atto che possa eguagliare questi due atti. Allora che succede? Nell'atto che i due voleri si incontrano, e quando è che si incontrano? Qui c'è un tema fondamentale. Quando l'anima si decide a farlo. Forse non mi ricordo se non ho già parlato in questo ciclo di catechesi, però ogni tanto è bene ricordare. Come si entra in questo mondo della divina volontà? La prima cosa che Gesù spiega è conoscerlo, cominciare a conoscerlo. In questo ciclo di catechesi stiamo approfondendo, per esempio, un aspetto fondamentale della vita nella divina volontà, che è fondersi in essa. Una volta che uno l'ha conosciuto, quindi che ci ha riflettuto, che ha cercato di comprendere almeno lineamenti essenziali, decide, lo voglio, non una decisione di mezz'ora, di un giorno, di un momento di entusiasmo, ma intraprende questo cammino. Io cito sempre quel bellissimo Salmo 84, beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Si comincia questo santo viaggio. Dopodiché, come diceva Santa Teresa, una volta che uno ha una risoluzione ferma, succeda quello che succeda, qui si andrà avanti. Se Gesù vede quest'anima decisa, già comincia a fargli gustare da subito alcuni effetti. Quali sono? Allora, se è macchiata l'anima, la purifico. Si avverte quel senso di profonda purificazione interiore. Qui cominciamo ad entrare in un ambito che chi l'ha cominciato a vivere lo capisce, chi ancora non lo vive un po' meno. Le spine della natura umana le frantumo. Quali sono le spine della natura umana? Spine cardi, disse Dio, produrrà la terra macchiata dalla macchia d'origine, no? Spine e cardi. E sono tutte quante le male piante che escono fuori, purtroppo, dalla nostra natura malata. Le passioni, le male emozioni, i mali sentimenti, i mali pensieri. Vogliamo dargli qualche nome? Cominciamo. Le paure. Quanta gente campa con una montagna di paure, fondate o non fondate. Ci sono anche delle forme patologiche di paura dal punto di vista psicologico. Poi a volte le paure diventano angosce. Ci stanno dei pensieri brutti, negativi, cioè persone che pensano sempre in male, vedono sempre tutto quanto nero. Questi non sono pensieri di cielo. Tra le passioni c'è l'ira, sotto la cui schiavitù stanno anche molte anime buone. C'è la lussuria, sotto la cui schiavitù purtroppo stanno gran parte delle anime che popolano il pianeta Terra, e che è la prima, insomma, che dovrebbe essere, come dire, attaccata quando avviene un processo di sostanziale conversione. E ci sono i desideri non buoni, l'invidia. Peccato che molti commettono e quasi nessuno confessa, la superbia, il sentirsi chissà che o chissà che cosa, stare sempre a guardare i difetti degli altri, una montagna di cose. Allora, che succede quando si comincia a fare la divina volontà e a vivere in essa e a entrare in questo mondo? Io questo l'ho condiviso tante volte. Allora, succede così. Se tu sei irascibile, sei un temperamento collerico, sei iracondo e a un certo punto cominci a accostarti alla fede, al Signore, a tutte le cose, capisci che l'ira non la puoi assecondare perché fa un sacco di peccati. Se Gesù non aveva detto che già chi si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio, allora tocca darsi una calmata.
Solo che quando io, cioè, quando si agisce una passione, come dice il termine etimologico dal greco, pasco significa appunto patire, ma patire vuol dire che tu non è una cosa che fai, ma una cosa che subisci contro la tua volontà. Perché non è che noi quando ci arrabbiamo diciamo allora, mo adesso mi arrabbio, mo mi concentro, mi faccio salire la bile, adesso mi sono arrabbiato. No, arrabbiarsi è un atto automatico, cioè ti parte una cosa da dentro e tu puoi soltanto provare a controllarla, cioè puoi soltanto a provare a spegnere il fuoco, ma il fuoco si accende da solo, non lo accendi tu. Ecco perché si chiama una passione. Allora, che succede quando uno comincia ad entrare nella divina volontà? Che sto fuoco si appiccia di meno. Cioè, non c'è più quella lotta estenuante delle volte che uno dice sto nero, ho un diavolo per capello, mi devo mettere la lingua fra i denti, mi devo contare fino a 20, fino a 50, no? Fino a 10, fino a 20 o fino a 50, sto morendo, devo prendere un bastone e cominciare a spaccare tutto perché altrimenti spacco la faccia a qualcuno. Ecco, può succedere questo qui, no? Allora, no, tu capisci che hai cominciato a entrare in un altro mondo quando ste cose non ti ribolle più il sangue dentro le vene. Dici, come mai che mi ha sempre bollito? Come mai che bolle di me? Certo, ogni tanto qualche rigurgito c'è, ma uno capisce bene la differenza che c'era tra il prima e il poi, perché la vive. Quindi se le spine della tua umana le involgono, le frantumi. E se qualche chiodo lo trafiggesse, cioè il peccato, io lo spolverizzo. Attenzione, peccato e divina volontà non possono andare d'accordo. Attenzione, il peccato in senso stretto, però, in senso forte, quindi il peccato volontario. È chiaro che noi ci portiamo dietro tutti quanti i peccati di debolezza, tutti quanti i peccati di passione, tutti quanti i peccati di ignoranza e una serie indefinita, e a volte indefinibile perché non ci rendiamo conto, di imperfezioni volontarie e involontarie. Quindi, fino a quando saremo morti, pur con tutto il dono della divina volontà, avremo sempre molto da utilizzare fruttuosamente il sacramento della confessione, perché immacolati come la Madonna non ci si diventerà mai. Chiaro? Però Gesù cosa dice? Niente può entrare di male nella mia volontà, ma questo sta scritto anche nel Nuovo Testamento. Perché San Giovanni, mi darò la citazione precisa anche di questo, chiunque è nato da Dio, scrive, non pecca nelle sue lettere. Primo Giovanni 3,9 e Primo Giovanni 5,18. Vi leggo tutti e due i versetti. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Quindi non è una dottrina nuova quella che Gesù qui dice, capito? Che significa? Non che non commette più nessun tipo di peccato, ma che il peccato in senso stretto, cioè il peccato volontario, cioè io con piena avvertenza faccio una cosa che so con certezza essere proibita dal Signore. Fosse anche dire una bugia, non la faccio, eh. Guardate che non ci stanno. Allora, leggo l'altro versetto, 1 Giovanni 5,18. Sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Il maligno non lo tocca. Questa è un'altra cosa che Gesù dice negli scritti. Che quando una persona si inoltra, si addentra dentro la divina volontà, il diavolo può andare a cantare il De Profundis, il Requiem Aeternam, ma è morto, non ci può fare più niente, non può, non ci entra dentro questo mondo qui, non lo può toccare, è più forte di lui. Cioè il fatto che Dio è più forte del diavolo, cosa che a volte ce lo dimentichiamo un po', qui si fa esperienza reale. Il diavolo lo guardi dall'alto in basso, non con alterigia e con superbia, perché se cominci a essere superbo e altero, l'hai già riaccolto dentro casa tua con gli interessi. Ma si avverte quella sicurezza. Tu qui, tu con me non c'è niente a che fare, non c'è nessuna paura di te. Ma non perché io faccio il gradasso, perché c'è ciò dentro di me che ti distrugge. Perché la divina volontà, il diavolo, la distrugge, il diavolo è sottomesso per forza alla divina volontà. Quindi
Non volentieri, ma per forza, perché lì non scappa nessuno. Allora, attenzione, perché una delle prove che siamo, non solo che siamo entrati, ma che vogliamo entrare nella divina volontà, e questo ci fa anche capire, la volontà, quando negli scritti si parla di volontà umana in senso negativo, cioè di volontà umana in quanto decaduta, in quanto tendente sempre a voler agire in maniera autonoma, indipendente da Dio, in quanto segnata dal peccato originale e dalle conseguenze dei peccati attuali, eccetera. Ma la volontà di per sé, la nostra volontà, è una risorsa bellissima, è ciò che ci rende uguali a Dio. Il proverbio popolare che dice volere è potere, è vero, certamente con l'aiuto della grazia. Allora, che succede? Se tu vuoi veramente entrare nella divina volontà e capisci che nella divina volontà non può entrare niente di male, ma io c'ho il vizietto di dire qualche parolaccia ogni tanto. No, le parolacce non si dicono mai, per nessun motivo. La direbbe Gesù una parolaccia, direbbe Gesù vaffa, detto proprio in termini, lo direbbe la Madonna. Immaginate la Madonna che dice vaffa a qualcuno. E chi sono Gesù e Maria? Gesù e Maria sono quelli che sono vissuti nella divina, dopo Adamo ed Eva, sono vissuti nella divina volontà Gesù e Maria, d'accordo? Dopodiché la prima è stata Luisa Piccarreta. Vi immaginate Luisa Piccarreta che dice a qualcuno vaffa? No, non glielo dice. E quindi vaffa non si dice. Ma io quando ero giovane ho detto no, dovremmo delle parolacce, come faccio a togliermi il vizio? Il vizio te lo togli. Perché la volontà, capite? Come i bestemmiatori. Se un bestemmiatore si converte veramente e capisce certe cose, non bestemmia più, non lo fa, ma pure dall'oggi al domani, così, così va. Stessa cosa vale per i lussuriosi, anche per i lussuriosissimi, d'accordo? Se hanno una forte conversione, una forte motivazione, quelli smettono dall'oggi al domani anche dall'oggi al domani. Quindi quando c'è ancora qualche compromesso col peccato, numero uno, nella divina volontà io non ci sto vivendo, ma numero due, io forse non ci voglio realmente vivere. Perché se ci voglio realmente vivere, cioè il diavolo con l'acqua santa ci può andare d'accordo, niente di male può entrare nella mia volontà, dice Gesù, niente, niente. E guardate, questo è meno difficile di quanto si pensi, meno difficile. Perché quando la nostra volontà è ferma e forte, queste cose si fanno. Allora, Gesù continua dicendo, quindi, non solo purifico, frantumo e spolverizzo, purifico le macchie, frantumo le spine e spolverizzo i peccati, ma i miei attributi investono l'anima. E cambiano la debolezza in fortezza. Noi ci sentiamo, spero, facciamo esperienza della nostra umana debolezza in continuazione. Benissimo, ma la debolezza è cosa umana, la fortezza è cosa divina. Se tu cominci a sentirti forte, che succede? Che perché ti senti forte? Perché comincia a entrare in te la fortezza divina. Cominciano a essere convertite le debolezze in forza. L'ignoranza in sapienza. Tutti quanti siamo molto ignoranti, tutti, specialmente nelle cose di Dio. La sapienza invece è appunto la scienza soprattutto delle cose di Dio. Anche la capacità di discernere i divini voleri nel piccolo come nel grande si raffina enormemente, si impara piano piano, non nasce dall'oggi al domani. Poi, la miseria in ricchezza e così di tutto il resto. Quindi capite che con questa vita, con questo mondo, si attua quella che gli orientali chiamano, come dire, la seconda parte del processo di giustificazione, che è la divinizzazione dell'uomo. Cioè l'uomo perde, come dire, le caratteristiche umane in senso negativo, per assumere quelle divine. La sua umanità viene sublimata, viene perfezionata, viene elevata ad immagine dell'umanità santissima di Gesù, e
e all'immagine di quel prototipo perfettissimo della razza umana che è Maria Santissima, e che festeggeremo, Dio piacendo, nella sua perfezione incorrotta e incontaminata, che è entrata in cielo, in corpo ed anima, tra qualche giorno. Ecco, oggi ci fermiamo qui, puntata un pochino, ecco, tribolata per qualche piccola problematica di connessione. Vorrà dire che molti amici approfitteranno della trasmissione di Radio Colbe oppure dei podcast e dei video che saranno caricati per poterla seguire almeno in differita. Anche su questo diciamo un bel fiat. Ci sentiamo prossimamente. Non so adesso esattamente quando sarà la prossima puntata, se ci sarà qualche altra puntata in agosto o se ci rivediamo direttamente a settembre. Quello che Dio vuole, ecco, seguitemi, i miei cari amici, sui miei strumenti di comunicazione, sui social, per essere aggiornati quando ci dovesse essere la prossima puntata. Al più tardi la prima settimana di settembre. La mia benedizione su tutti, santa notte, Ave Maria.